Anche tu stai cercando una pianta che ha una bassissima manutenzione, ha una capacità di propagazione veramente molto veloce, resiste per tutto l'anno fuori e addirittura fa una bellissima fioritura dai colori sgargianti? Beh, allora hai bisogno proprio di questa pianta, la delosperma, come comunemente viene chiamata amici del sole oppure semplicemente pianta grassa. Come stavo dicendo, è una pianta che sta facendo? Per ora tutto sotto controllo. Ok, Lady. Perché la mia assistente è in giardino e noi ci troviamo ovviamente all'esterno del giardino. Devi sapere che questa pianta è così bella e rigogliosa perché una pelosetta, una cagnolina pelosetta, non è arrivata qua a mordicchiarla. Ritornando alla pianta. Allora, ha veramente pochissime cure, anzi, praticamente lei sta qua tranquilla e beata, ci regala questa fioritura, ma non gli facciamo niente. Poi, soprattutto, una cosa particolare che ti volevo dire è che gli amici del sole si chiamano così perché quando il sole è nel pieno della sua luminosità, quindi verso le 11 e mezza, mezzogiorno, così, i fiorellini si aprono tutti. Poi, invece il sole tramonta, li vedrai proprio che questi fiorellini si richiudono per aprirsi poi nel giorno successivo. Una cosa semplicissima e veramente adatta a tutti da sapere, anzi alla portata di tutti da sapere, è la propagazione della pianta. Basta semplicemente prendere un rametto, lo potete tagliare sia con le forbici o con le mani, in questo caso ti faccio vedere anche con le mani. Basta prendere un semplice rametto. Ah, una piccola curiosità da sapere è che questa pianta, lasciata così, in questo stato, nel senso, d'estate non c'ha bisogno di tanta irrigazione perché questa pianta, riesce bene a vivere anche in scarsa quantità d'acqua. Ovviamente d'estate, se proprio la vedete, bella floscia, pora cocca, va data l'acqua. Bella floscia mi piace. Comunque sia, l'eccessiva L'eccessiva invece irrigazione. irrigazione, come tantissime piante, non gli piace, questa la porta proprio alla morte, tante irrigazioni, quindi tanta acqua. Può provocare anche l'eccesso di umidità, una piccola farfallina. L'ho Hai studiato! letto su Wiki Agriculture. Sì, può provocare una farfallina dove nasce un piccolo verme che va a mangiucchiare tutta la pianta. Un'altra cosa particolare da sapere è che questa pianta si propaga, quindi vedrai questi rametti che cominciano a camminare sul terreno. E nel terreno che cosa fa? Fa altre radici e continua la sua propagazione. Quindi continua ad arrivare, si allarga, si espande, diventa enorme. La fioritura è spettacolare, qui ho metà pianta fiorita. Poi successivamente tutta questa zona Sì, qua. perché effettivamente in questo momento non è che ci sia moltissima, moltissima luce. Sì, un pochettino ce n'è, però Sì, più che altro ancora qui. utilizza l'ombra del pino. Esatto, qui più che altro il pomeriggio, come scavalla il pino, ha sempre la luce e la vedrai super accesa nei colori. Poi vi metterò alcune foto per farti vedere quanto è scenografica questa pianta. Vado a prendere le forbici e ti faccio vedere come propagarla, è veramente semplicissimo. Talmente semplice che ci sono riuscito anch'io. Sì, effettivamente è vero. Prima di passare alla propagazione, se non l'hai fatto, iscriviti al canale. Mi faresti veramente felice e metti un bel pollice. Ora passiamo alla In giù o in su? propagazione. Vabbè, sarebbe meglio in su. Allora, dove la prendiamo? La prendiamo dietro perché a me piace proprio questo effetto bello ricadente, quindi qua davanti, devo essere sincera, non la tocco mai. Prendere dei rametti. Non ti vedo. Cioè, li taglio semplicemente, non faccio altro che tagliarli. Poi devi sapere che di questa tipologia di pianta ne esistono veramente tantissime. Questa è in base
base al colore, in base alle dimensioni delle foglioline, ce ne sono tanti tipi. Allora, guarda, questo è lunghissimo, prendiamo anche questo. Ho semplicemente preso dei rametti tagliati, eccoli qua, e andiamo che ti faccio vedere come li vado a inserire nel vaso. È talmente semplice la propagazione che io praticamente ho riempito casa, ne ho messa un'altra qua, ne ho piantata una bianca qui, e se vieni con me, che è sempre dalla pianta madre che ti ho fatto vedere all'inizio, sono andata a creare altre piante. Queste sono tutte da lei create in questa maniera, da rametti così semplici. Andiamo. Questa è un'altra situazione che ho creato. Addirittura qui ci sono due tipi di delosperma. Questa qua fa dei fiori più grandi e più rosa. Questi invece sono quelli che ti ho fatto vedere prima, che ancora si devono aprire. Questi sono pieni di fiorellini. Ah, un consiglio: se volete la fioritura prolungata e continuata, basta andare a tagliare tranquillamente il fiorellino una volta che è sfiorito. Ora andiamo veramente a piantare questo. Allora, siamo arrivati nel tavolino. Ovviamente qua ce ne sono altri di vasetti che ho già creato in precedenza, perché è veramente semplicissimo. Prendo la rametta che ho tagliato prima, non mi serve né ormone radicante né tecniche particolari. Se ti avvicini ti faccio vedere. Rametta. L'unica cosa che vado a fare, siccome è in fioritura, vado a togliere per non sforzare ulteriormente la pianta, ma rilascio uno di fiorellino, perché comunque riuscirà a portarla avanti, eh? La inserisco in un vasetto dove ho già posizionato della torba, comunemente torba semplice da sacchetto. Quindi non c'è trucco, non c'è inganno? Non c'è trucco, così non semplice. C'è inganno, signore. Togli altri fiorellini. Ovviamente quando non è in fase di fioritura non serve far questo procedimento, perché si prende il rametto, si interra e il gioco è fatto. È veramente semplicissimo. Perciò questa è un'attività che potremmo fare magari anche ad ottobre? No, più che altro sai cosa? È un'attività da fare anche con i più piccoli. Perché insieme alla mia bambina abbiamo fatto un vasetto dove ci sono altre tipologie di piante che non hanno particolari accortezze per propagarle. E poi ve la faccio vedere perché è molto carina. Quindi un diversivo, un divertimento, un anche divertimento, per far conoscere sì. I piccoli Aspetta, principi della natura. Aspetta, me la vado a prendere subito. Ti aspetto qua. Eccola. E poi è cresciuta tantissimo, tant'è che l'abbiamo anche rinvasata. E qua abbiamo i nostri amici del sole. Eccoli qua. L'altro tipo, che queste fanno i fiori ancora più larghi. E questa è comunque un'altra pianta. Era all'ombra, posizionata all'ombra questa pianta, sì, vero? Era posizionata all'ombra. Questa è un'altra pianta che non ha bisogno di accortezze particolari, e veramente basta inserirla in terra e cresce, si propaga e diventa grandissima. Ritornando ai nostri amici del sole. E voilà, inserisco poi un'accortezza, ovviamente, che... Allora, devo essere sincera, ho fatto tanti esperimenti, addirittura l'ho propagata in pieno inverno e questo è il risultato. Veramente era freddissimo, penso che sia stato fine febbraio, metà febbraio, non mi ricordo sinceramente. Sì, il periodo è quello di solito. In teoria non è quello per la propagazione. No, il periodo in cui fa freddo. Ah, ok. E praticamente non ho fatto altro che tagliare i rametti, posizionarli nel vasetto, e questi due vasetti li ho messi neanche riparati, ma esposti proprio alle intemperie che possono esserci in quel periodo, quindi sopra le colonne del cancello. E
Guarda che spettacolo! Cioè, sono belli e rigogliosi. Sono pieni di fiorellini, quindi stanno proprio in salute. Quindi con questa pianta l'unica accortezza che dobbiamo mettere in pratica è quella di portare pazienza, di Ma lasciare il neanche tempo la di... pazienza, perché comunque ha una velocità di propagazione bella, bella veloce, cioè nel senso... Speedy Gonzales. Sì. Quindi una volta creati tutti i vasetti che preferisci, perché prenderanno tutti senza nessun dubbio, le puoi andare a posizionare anche in un posto o ombreggiato per, che ne so, le prime 2 settimane, oppure le puoi posizionare in un posto in penombra, che comunque riusciranno tranquillamente. E con questi colori e con questa super piantina che non c'è veramente da fare nient'altro, vi fa solo che divertire, nella propagazione specialmente. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!